Abbiamo chiesto a Ezio Gori se in questi anni e anche nell'ultimo anno hanno tentato di portarvi via magari qualche giocatore o magari qualcuno ha pensato a te, Martino. Lui ha detto, secondo lui, questo trio sarà sempre per sempre, sempre per Santo Spirito. Sei stato avvicinato a qualcuno? Hanno tentato di... vabbè, l'avvicinamento ci sono stati un po' da tutti i quartieri. Sì, tutti gli altri. Sì, tutti gli altri. Anche il tuo, quello dove sì, sei sì, nato. Sì, sì, per l'amor di Dio, sono... loro addirittura sono stati i primi. Però non è un problema che mi sono posto, a me il contratto mi scade a settembre, io fino a settembre la voglio vivere diversamente, non mi voglio porre il problema, non mi voglio... a settembre mi piace guardarmi intorno, considerare dentro me stesso se poi non voglio o non ho voglia, perché è un impegno notevole, ma molto notevole, specialmente per come la voglio fare io. E giustamente Santo Spirito lo sa, ma gli altri quartieri magari no, magari... vengono, se ne parla, se ne discute, te spieghi quello che vuoi fare e può darsi che agli altri quartieri non gli stia bene, perché onestamente devi avere 20-30 persone a disposizione, perché il lavoro ce n'è molto, nelle scuderie ci sono 19 cavalli, la nostra ambizione è quella di arrivare a correre con i cavalli del quartiere esclusivamente, ancora questo non è possibile perché comunque di proprietà ancora Gian Maria Machingan, Napoleone, Elia Cice, c'è Baby Doll, c'è la Ona, quindi ancora non è semplice arrivare a questo, fra l'altro che poi sono cavalli super competitivi e molto, molto bravi per poter correre giusto. Per me oggigiorno, ma lo dico senza nessun tipo di problema, Elia e Gian Maria hanno già acquisito moltissima esperienza che secondo me possono preparare anche la giostra da Sassoli, assolutamente, perché sanno, e lo vedo anche durante gli allenamenti e la preparazione dei cavalli, che hanno le idee molto chiare. Hai 19 cavalli, al di là magari dell'altezza, dell'andatura, sono tutti cavalli che affrontano il burato con una serenità devastante, quindi il lavoro che è stato fatto un lavoro di qualità. E quindi io credo che più si scorra avanti con gli anni e più magari, cioè, se hai un serbatoio di ragazzi da tirare su, allora hai uno scopo. Ma se devi continuare a lavorare su questo, onestamente... c'è più niente da fare. No, sono arrivati a dei livelli alti. Questo non vuol dire che tu tutti gli anni vinci le giostre. No, uno pensa, ma che dice questo? Hanno vinto tre giostre, ora si sentono. No, noi sappiamo benissimo perché la giostra la conosciamo forse meglio di altri. Però riconosco che il lavoro che stanno facendo loro è il lavoro che è importante, un lavoro che noi in piazza proviamo diverse traiettorie e magari la gente se giudica solamente quello che viene marcato nel tabellone possono dire ma quest'anno mi sembra meno in forma di altri. Non è così, noi si sta provando cose diverse per non ci far trovare impreparati il giorno della giostra, sappiamo se il cavallo fa questo cosa fare, se fa quest'altro cosa fare. Io le giostre l'ho sempre preparate così, a me di quelli che prendono l'applauso durante la settimana non mi sono mai piaciuti.